Bella ragazzi e bentornati con gli Hunger Games di YouTube Italia. Incredibile. Come sapete, la prima edizione è stata vinta dal grandissimo Klaus. E ora siamo pronti con la seconda edizione, dove i nostri tributi sono più o meno gli stessi dell'altra volta, anche se c'è qualche new entry. E andiamo a vedere i distretti? Dai Beppe, dai, dilli. Beppe. Con il distretto 1 abbiamo Frax e Dread. Distretto 2 abbiamo Gabbo e Zamp. Distretto 3 Johnny Creek e Justron. Distretto 4 per i The Show e i Crookies. Distretto 5, le leggo sempre io, Ila e Laila. Distretto 6, Dexter e Brazzo Crew. Distretto 7, quel coglione di Darryl e me. Quel coglione di Xeni. Distretto 8, ci sono Anima e Klaus, il nostro vincitore, grandissimo, nei secoli dei secoli. Amen. Distretto 9, Stepney e Surreal Power. Poi, distretto 10 per Omeadol e FamiJ. Ok. Distretto 11 per Ciccio Gamer e Jokie. Distretto 12 per Yotobi e Lezzo Penzola Sgocciola. L'avete capito di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Zeb89. No, l'effetto ce lo metto io dopo, non serve. Beh, no, Allora, i tributi stanno sul podio e sentono il suono della campana, come l'altra volta. Del corno. Del corno. Stepney corre via dal cornucopia. Dexter corre via. Klaus corre via. Omeadol, Ciccio Gamer, Johnny Creek e The Show condividono tutto quello che hanno preso prima e corrono. Si creano già i primi gruppi. Sì. Joker prende una bottiglia d'alcol e uno straccio. Cosa avrai in mente di fare con una bottiglia d'alcol e uno straccio? Voglio fare una molotov, voglio da fuoco a tutti. Ila corre via. Ah, ma faccio corre a me. Via. Frax corre via. Frax che corre da galla. Scusate, però c'è, cioè, qua non ci credo. Yotobi prende una lancia della cornucopia. Anima corre via dalla cornucopia. FamiJ corre dentro la cornucopia e si nasconde. Già fatti i danni. Ma quindi muoio. Caschi dentro un lago ghiacciato. Casco contro drones, che vuol dire? No, si rifà. No, si rifà, regà, non vale. Cioè, Darryl. Ma dai, ma sono già morto. Ma che vuol dire? Darryl casca in un lago ghiacciato e annega. Ma dai, cioè, io l'ho detto, l'ho anticipato, l'ho presentato come il coglione di Darryl. Guarda il coglione di Xelic, vai. Guarda FamiJ come ti fa fuori, che sì, sono rimasti tutti in una cornucopia. Oh, Brazzo Crew spinge Dread giù da una scogliera dopo uno scontro con i coltelli. E quindi già Dread già mi fa compagnia alla morte. Sì, mi sa che mi è servito tanto l'addestramento di Rainbow Six, eh. Crookies corrono via. Cioè, c'è gente che corre ancora via dalla cornucopia e già sono annegato, sì. Omeadol pacca la testa di FamiJ contro una roccia molte volte. Tante volte. Poraccio. Cioè, Omeadol, scusa, FamiJ mi doveva ammazzare. Come? Mo ti ammazza Omeadol, tranquillo. Dexter scopre una caverna. Klaus tende un'imboscata e The Show li ammazza. Incredibile Klaus. Oh Klaus, raga, vabbè, se devi fare rispettare, giustamente il vincitore. Sì. Joker riceve qualcosa da uno sponsor sconosciuto. Un'accetta. È difficile. Esatto. Anima cerca di dormire durante il giorno intero. È più furbo. Fa molto, insomma. Brazzo piazza un esplosivo e ammazza Ila. È già il secondo. Proprio assassino. Cioè, se sta proprio andando a fa. Ron attacca Zamp, ma Zamp riesce a scappare. Oh, ma sappiano. Stepney, Gabbo, Xenic e Krugitz cercano i tributi. Dai, raga, noi siamo il gruppo vincente. Dai. 5 cannoni. Darryl, Dread, FamiJ, The Show, Ila. E Yotobi ammazza Zeb. No. Cioè, ha già lasciato Zeb. No. Ma dai, non posso più urlare Lezzo. Dexter, Gab e Ron cantano insieme. Che bello. Siamo qui, uno di noi morirà. Vabbè. È questa la canzone. Joker in silenzio hums. Joker in silenzio ronfa. Krugitz non... I Krugitz leggono le circostanze e commettono suicidio. Addio anche i Krugitz. Abbiamo perso The Show e Krugitz. E Anima pensa alla vittoria dopo aver dormito per un giorno intero. È dice giusto. Potrei essere il vincitore. Perché non è ha successo... detto. Sai, l'altra volta Klaus ha fatto così. Facciamolo anche noi. Si sono tutto il tempo non si ha vinto. Magari ce ne scopro io. Gabbo guarda del fumo alla distanza e dice: no, io ho smesso. Io ho smesso. Non investigare. Ma decide di non investigare, infatti. Sì. Ron e Johnny Creek cercano i tributi, vanno a caccia. Yotobi no, muore cercando di scappare dall'arena. Ma Yotobi, ma si sa che non si può scappare dall'arena? E me sa che il pensiero di vittoria di Anima è svanito. È già finito. Già è finito. È durato 2 ore. Sì, Zamp. Questo è stato il percorso di Anima durante questo video. Dormi, pensi. Ok, dormo,
se mi sveglio potrei vincere, muoio. Frax cerca di dormire per tutto il giorno. Cioè, dice adesso rimpiazziamo Anima. Sì. Poi ma si sveglierà. Domani vincerà e morirà. Dai. 6 colpi di cannone per la seconda notte. Abbiamo Zeb, Crookitz, Dexter, Yotobi, Anima e Zam. Klaus, Stepney, Gabbo e Joker dormono a turni, mentre Johnny Creep... Johnny Creek convince Ron a rannicchiarsi con lui. Ma allora fa vedere queste storie che girano. Sì, Johnny Ron. Oh, Laila colpisce Xenic con un pezzo d'albero. Infami. E Xenic sarà morto? Non lo so. Non lo sappiamo. Solo perché vo' sgamato contro Teomi. Gabbo casca accidentalmente su una mina e quindi muore probabilmente. Meno che ne è Dio. Johnny Creek non si smentisce mai e raccoglie un'altra volta. Sì, raccoglie i fiori ancora. Incredibile. Obedol spaventa Brazzo. Esatto, così. Klaus pensa a casa e dice: quanto sarebbe bello vincere di nuovo. Oh, cannoni. Gabbo e Xenic muoiono insieme. Nada. Ciccio Gamer convince Frax a rannicchiarsi. Attenzione, un'altra coppietta sta nascendo qui, eh. Aia. Joker convince Ron a rannicchiarsi. Ron quindi tradisce Johnny. E quindi Johnny probabilmente ucciderà Ron, secondo me. Dish. Sì, sì. Stepney pensa a pensa alla vittoria. Attenzione, perché l'ultimo che ha pensato alla vittoria è morto poco dopo. Johnny Creek colpisce Brazzo con di dietro con un tridente. Ma non stava a prendere i fiori, Johnny Creek. Ma Johnny Creek ha saputo della notizia di Ron, che si è riannicchiato con Joker. E ha rosicato. E ha rosicato e ha detto, mo' l'ammazzo tutti. Abbiamo 4 tributi morti. Brazzo Crew, Frax, Joker e Laila. Super Power, Klaus, Ciccio Gamer e Stepney dormono insieme, a turni, esatto. Johnny Creek canta per se stesso e dice: Oh Ron, dove sei? Dai, vieni e rannicchiamoci. Ciccio Gamer attacca Omiadol, ma riesce a scappare. Stepney stalks Johnny Creek. Stalker a Johnny Creek. Lo segue praticamente. Sì. Sono rimasti in pochi. Sì, è così. Stepney e Johnny Creek si tengono per mano. Diciamo che Johnny Creek è un po' la puttana di lui. Sì. Che va dappertutto proprio. Su Real Power il killer. No, dopo aver ammazzato 4 persone. Mi ci cade così e muore. Ragazzi, sono rimasti soltanto in 6. Attenzione. Ron forza Ciccio Gamer ad uccidere Johnny Creek e Omiadol e decide di ammazzare Johnny. No, che infame! Doppio traditore Ron. Prima si è ha giocato in cularella con 2 persone, mo ammazza pure quello del suo distretto. Esatto. E Klaus intanto scopre un fiume. Se fai cazzo. È importante. Klaus. Ma guarda, questo guarda che Klaus. Klaus. Cioè se rivince Klaus me ne va. Oh vedi, sta proprio fa guarda che so fare. Sta proprio fa vincerò io. Guarda. Stepney travels to higher ground, dove è in italiano comunque viaggia verso una posizione più alta. 2 colpi di cannone. Furel Power e Johnny Creek. Si procede. Klaus, Ron, Ciccio Gamer e Omiadol si dicono delle storie a... di fantasmi e luce di luna. Cioè, alla luce della luna, vabbè. Mentre Stepney guarda il cielo. Klaus pesca! Raga, non è possibile! È pronto per ucciderli tutti, lo so. Vince lui, cioè, è sicuro. Oh. Ciccio Gamer uccide Omiadol buttandolo giù da una scogliera. Alla fine che ha fatto Dread? Esatto. Oh, colpo di scena! Attenzione, rimangono soltanto Klaus! Infame, mettetelo le lame! Klaus, Ciccio Gamer e Stepney sono rimasti. Attenzione, è una cosa fra loro ormai. Stepney cerca i tributi. Klaus uccide con una mano! Oh mio Dio, è la mano dopo che aveva ucciso! Oddio, Klaus! Klaus, ha sempre fatto il tipo per te, dai! No, se rivince Klaus me ne vado. Cioè, Stepney e Klaus sono rimasti, ragazzi. Come finirà? Klaus c'è! Stepney! Oddio! Cerca di scappare! Ha vinto Klaus di nuovo, non ci voglio credere! Oh, credo! No! The winner is Klaus! Raga, ma che stai a dire? Ha rivinto Klaus! Quante probabilità c'erano che Klaus vincesse di nuovo? Ma che è come il film? Non mi capisco. È impossibile, è lui, è la nuova Jennifer Lawrence, Klaus. Incredibile. Il vincitore con 4 kill è Klaus. Guarda che è arrivato ultimo. Comunque, Darryl nel coglione rimane ultimo. Comunque, ha vinto Klaus di nuovo. Da questi Hunger Games è tutto. Con un risultato veramente inaspettato, finiscono qui. Il vincitore è, come sempre, lui, il nostro Klaus.